Questo programma è offerto da Tecnocampus. Amici di Teleprime, benvenuti a Focus Sanità, una nuova puntata qui nei nostri studi. Come di consueto, ogni lunedì alle 21.30 ci potete seguire live anche sulle nostre pagine social e ovviamente su Facebook, in streaming su www.teleprima.it ed anche su YouTube. Questa sera abbiamo un ospite veramente speciale con noi, tratteremo di tantissimi temi, il professor Vincenzo Andreone, il direttore dell'unità operativa complessa di neurologia dell'ospedale di Caserta. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli spettatori e grazie per avermi invitato. Benvenuto nei nostri studi. Bene, professore, lei praticamente è un neoarrivato dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Prima era al Cardarelli di Napoli. Come si sta trovando da quando è praticamente giunto qui a Caserta? Se ci vuole raccontare un po' questi mesi. Molto bene, sono molto contento di questa nuova avventura. Io vengo da una realtà che è abbastanza simile, che la realtà del Cardarelli è tutto sommato forse con una dimensione lievemente più grande rispetto all'ospedale di Caserta, ma è sostanzialmente la stessa realtà, nel senso si tratta di due ospedali affacciati all'emergenza, quindi abituati a gestire in prima linea il pronto soccorso e quindi la fase acuta delle malattie. Questo li rende degli ospedali speciali, quindi li rende appunto, come si dice, poi degli hub di secondo livello, delle strutture appunto in grado di gestire le emergenze a tutti i livelli. Insomma, la grande differenza, l'importante differenza fra l'ospedale Cardarelli e l'ospedale di Caserta è che, per esempio, nell'ospedale di Caserta c'è la cardiochirurgia e al Cardarelli questo non c'è. Questo è secondo me una differenza molto importante, perché in tanti casi dal Cardarelli siamo costretti appunto a ricorrere per l'emergenza cardiochirurgica all'ospedale Monaldi. Da questo punto di vista mi sembra che l'ospedale di Caserta sia più autosufficiente rispetto al Cardarelli, almeno sotto questo profilo, insomma. È verissimo, poi il suo reparto è un reparto molto particolare e importante e deve lavorare in sinergia con tanti altri poi. Assolutamente, la neurologia si colloca nell'ambito del Dipartimento di Medicina ed è ovviamente una branca della medicina interna, a questo punto lo possiamo dire tutto, ed è sostanzialmente una neurologia vascolare, io direi, insomma, un poco seguendo la tendenza italiana ed europea di quasi tutte le neurologie, no? Cioè, vale a dire che nell'ultimo decennio la neurologia, non solo a Caserta, non solo a Napoli, ma in tutta Italia, sostanzialmente è diventata una neurologia che si occupa prevalentemente dell'ictus ischemico, certo. Ischemico o emorragico. E quindi è una neurologia appunto abituata a trattare pazienti vascolari, che sono dei pazienti che possono avere più patologie, per cui la multidisciplinarietà in neurologia è fondamentale, abbiamo bisogno di tanti consulenti e da questo punto di vista, diciamo, mi sembra che la neurologia di Caserta sia ben attrezzata, proprio perché ricovera la maggior parte degli ictus dell'ospedale. È verissimo, è verissimo. Parliamo anche un po' di lei prima di entrare nel vivo, sì. Poi di ciò che fa. Si è laureato nel 1986, data poi anno del mio anno di nascita. Quindi, questo non mi fa molto onore, vuol dire che diciamo, sono piuttosto vecchio. Mi è rimasto particolarmente impresso, ma ha sempre sognato di fare questa carriera da piccolino? Voleva fare un altro lavoro, che poi secondo me quello del medico è più una vocazione che un lavoro? Sì, in realtà sì, sostanzialmente diciamo fin dagli ultimi anni del liceo ero convinto di voler fare qualcosa che avesse a che fare col cervello, per cui ero un po' indeciso fra la psicologia, la neurologia, la psichiatria, la neurochirurgia, insomma,
però sapevo di voler avere a che fare con la testa. E quindi mi sono specializzato in neurologia nel 1990. Ho cominciato a lavorare prestissimo, ho lavorato dall'89 già come dirigente medico fino al 96 in due ospedali napoletani che probabilmente non vi dico niente, uno è l'ospedale San Gennaro che è un ospedale popolare della sanità, del rione sanità, e l'altro invece è l'ospedale San Giovanni Bosco che all'epoca si chiamava Nuovo Pellegrini. E due ospedali anche questi piuttosto impegnativi sì. Anche perché anche loro affacciati all'emergenza. E poi dal 96 fino a un mese fa all'ospedale Cardarelli, insomma, dove ero responsabile di quel settore che si occupa della terapia in acuto dell'ictus ischemico. Aveva un'unità operativa che si occupava esattamente di questo, insomma, quindi dei nuovi trattamenti per l'ictus ischemico. Ecco, ne parleremo anche a breve nel dettaglio. Bene, quali sono le patologie più frequenti che arrivano all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, che ha dei numeri poi importanti anche a livello di pronto soccorso, non solo sì. A livello di degenza? Sì, il quarto DRG per frequenza dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano è il DRG per ictus ed emorragia cerebrale. Quindi parliamo, diciamo, di patologie che interessano il cervello. Questo è il quarto DRG per frequenza. I numeri relativi al 2015 consegnano circa 490 pazienti ricoverati con questo tipo di DRG, che è la catalogazione, diciamo, della patologia. Di questi 490 e dispari, 290 sono stati ricoverati appunto in neurologia. Per cui è chiaro che la patologia circolatoria dell'encefalo assume una grande rilevanza per l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, ma direi per tutta la provincia di Caserta, che se uno guarda i dati epidemiologici che derivano dai dati pubblicati in regione Campania, si vede che cosa? Che dei circa 10.000 ictus registrati in Campania, di cui all'incirca 7.000 sono ischemici, 1.000 sono quelli ricoverati nella provincia di Caserta. Quindi si tratta di numeri importanti. Di questi 1.000, la metà sono ricoverati all'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano, e quindi poi tutti gli altri evidentemente sono stati ricoverati, diciamo, negli ospedali viciniori, insomma nelle strutture della provincia. Per cui si tratta di numeri molto importanti. Perché? Perché l'ictus è una patologia molto frequente che può interessare tante persone, e purtroppo è una patologia che può essere molto grave, perché causa di disabilità nel 30-40% di questi pazienti. La disabilità è una cosa bruttissima per il paziente e per i familiari. È verissimo. Perché comporta costi diretti e indiretti per lo Stato, per l'ospedale, ma anche per le famiglie, perché una volta che poi è finito il percorso e il paziente è stato dimesso e ha fatto la sua riabilitazione, poi comunque se c'è disabilità, la disabilità rimane, e questa è a carico delle famiglie, soprattutto delle famiglie. È verissimo. Vogliamo spiegare prima di tutto cos'è l'ictus, che fasce d'età può comprendere? Perché prima forse c'era questa credenza che l'ictus poteva colpire persone di una fascia d'età molto alta. Ora invece non è più così, può essere falso mito, insomma. È sicuramente un falso mito. L'ictus colpisce purtroppo anche i bambini. Quindi colpisce ovviamente, fortunatamente è una patologia molto rara, però succede. Dopo i 18 anni, fra i 18 e i 45 anni è possibile avere l'ictus, non è una patologia né rara né frequente, quindi ha una incidenza che è più o meno quella della sclerosi multipla, no? Che è un'altra malattia neurologica che pure è oggetto di ricovero nel nostro reparto. Dopo i 45 anni la frequenza dell'ictus tende ad aumentare, dopo i 65 anni la frequenza aumenta esponenzialmente, certo. Finché nella fascia di età superiore ai 90 anni ovviamente l'ictus è una malattia che interviene nel 20-30% delle persone, quindi è una delle principali cause di mortalità e di morbidità, cioè di
disabilità degli anziani, è la principale causa di disabilità degli anziani, per cui l'età rimane comunque un fattore di rischio molto importante. Insomma, quando poi mi chiedono ma come mai papà ha avuto l'ictus, ovviamente quello che mi viene da rispondere è che oltre alla presenza dei fattori di rischio che ci possono essere, ma anche non essere, il fumo, l'ipertensione, il diabete, c'è il fatto che probabilmente il papà dopo gli 80 anni ha un rischio implicito di ammalarsi di ictus. Ictus che significa? Significa che c'è l'occlusione di una arteria del cervello, quindi il sangue non arriva ad irrorare il tessuto cerebrale e questo comporta la possibilità che ci sia un infarto del cervello e quindi la perdita della funzione. Ecco, come ci si accorge che c'è un ictus in atto? Quali sono le prime spie? La sintomatologia dell'ictus è del tutto polimorfa perché ovviamente dipende dal tessuto interessato, quindi dipende dall'area di cervello che è colpita dall'ictus. Però io direi che in modo, diciamo, anche abbastanza, non dico elementare, però questa è molto utile da sapere questa cosa, cioè se un paziente ha un disturbo del linguaggio unitamente ad un deficit di forza di un arto o di tutti e due gli arti di un solo lato, allora è 99% quel paziente sta subendo un ictus. Poi è chiaro, l'ictus si può presentare in tanti altri modi, qualche volta semplicemente con le vertigini. Può succedere, certo è molto raro, è preferibile non andare in pronto soccorso per un banale episodio di vertigini, però alcuni ictus sono semplicemente caratterizzati dalla presenza di un disturbo visivo, dalla difficoltà di ambulare, la difficoltà dell'equilibrio, la visione doppia, oppure il disturbo del linguaggio o anche il disturbo a ingoiare. Certamente, diciamo, la neurologia non è riassumibile, certo, diciamo, in due parole, però la cosa importante, ma anche, lo dico anche per gli operatori sanitari, è che uno degli elementi fondamentali per riconoscere un ictus è la presenza di un disturbo del linguaggio, la presenza di un deficit di forza a carico di un arto. Ecco, i tempi di intervento, poi ne parlavamo anche a microfoni spenti, sono fondamentali, molto importanti. Importantissimi, perché quello che oggi sappiamo rispetto al passato è che l'ictus è una malattia trattabile. Questa è la grande differenza, cioè mentre l'approccio all'ictus nei decenni passati era un approccio nichilistico dal punto di vista terapeutico, vale a dire oramai l'ictus è venuto, c'è poco da fare. Oggi non è così, perché l'ictus è una patologia trattabile se si interviene nei tempi corretti. I tempi glieli dico subito. Assolutamente. Assolutamente. Allora, diciamo che entro 6 ore dall'esordio certo di un ictus è possibile intervenire. Va bene. La finestra terapeutica per la trombolisi farmacologica, quindi l'iniezione di un agente fibrinolitico che scioglie il coagulo e che consente il ripristino della circolazione, la finestra terapeutica è a 4 ore e mezza. Entro 6 ore c'è la possibilità di fare altro, quindi di intervenire con la trombectomia nei centri in cui è possibile farla. Quello che voglio dire è che questa finestra terapeutica è molto importante, ma è chiaro che bisogna arrivare in ospedale molto prima di 4 ore e mezza. Certo. Bisogna arrivare in ospedale quando l'ictus è intervenuto, entro un'ora, perché in quel modo è possibile poi in ospedale fare la diagnosi, fare la TAC, mettere in sicurezza il paziente dal punto di vista emodinamico. C'è un iter specifico da seguire. C'è un iter specifico e quindi bisogna arrivare il prima possibile. Assolutamente, ci sono anche fattori ereditari che possono influire. L'ereditarietà è un fattore non determinante in questi casi. Diciamo che quello che conta di più nella patologia ischemica cerebrale sono soprattutto gli stili di vita e i fattori di rischio classici, no? Per cui se un paziente ha fumato tutta la vita, è iperteso e si cura male, magari è anche diabetico, mangia in modo eccessivo, quindi ovviamente avrà colesterolo e trigliceridi alti, fa pochissima attività fisica,
tutte le cose che probabilmente ci piacerebbe fare, come mangiare, però sono quelle che veramente fanno male. E quindi la prevenzione si deve basare fondamentalmente sugli stili di vita. Sì. Esattamente, approfondiamo proprio su questi stili di vita. Alimentazione, quindi classica dieta mediterranea, immagino. La dieta mediterranea è una di quelle cose che a livello internazionale è acclarata come fattore protettivo rispetto all'ictus. Su questo non c'è dubbio. Anche un bicchiere di vino rosso può far bene. Esattamente, così come anche ovviamente frutta, un bicchiere sì, senza esagerare, frutta, verdura, così come pasta, perché molto spesso poi si osservano queste diete molto molto rigide. Che sì, non solo, ma poi spesso compensi, diete iperproteiche, attenzione, è verissimo. Diete iperproteiche che non sono proprio l'ideale per la prevenzione dell'ictus, sì, lo dico alle donne che come no, so bene, ora c'è la prova costume fra un po'. È vero. Allora, con la prova costume partono le diete più assurde, insomma. Esatto, è preferibile carne bianca piuttosto che carne rossa, un altro falso mito, insomma, Ma certo, la carne bianca ha qualche vantaggio, sì, rispetto soprattutto appunto ai grassi, sì, rispetto alla carne rossa, su questo non c'è dubbio, ma è il consumo di carne che dovrebbe essere limitato appunto per il problema della prevenzione, perché verissimo, ovviamente comporta aumento di colesterolo e trigliceridi, che sono fattori di rischio noti. Importanti. Poi movimento, quindi attività fisica. Anche chi ha subito un ictus deve averlo come imperativo, quello di fare un'attività fisica regolare che lo impegni circa 40 minuti al giorno. Queste sono le indicazioni di tutte le società scientifiche. Può essere una passeggiata, andare a fare la spesa a piedi, sì, prendere di meno la macchina. Sì, qui avete la reggia. Infatti sì, anche con i suoi colleghi del reparto di cardiologia si parlava di un percorso proprio sì, di prevenzione all'interno della reggia, ecco, quindi sarebbe bellissima idea. È vero. Bella. Quindi sfruttare gli spazi aperti della propria città. Bella. Anche poi i bambini, i ragazzi che molto spesso sono abituati alla sedentarietà, a stare in casa. Sì, sì. Ma tenga presente che i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono molto chiari. Con la prevenzione si risparmia il 50% degli ictus e, diciamola tutta, le politiche sanitarie degli ultimi decenni, quelle diciamo di livello europeo oppure statunitense, effettivamente hanno prodotto una riduzione del numero di ictus, però paradossalmente l'aumento della vita media in Europa comporta inevitabilmente l'aumento di ictus nell'età più avanzata. Quindi certo, se da un lato le politiche di prevenzione riducono effettivamente gli ictus fino a una certa età, poi da una certa età in poi aumenta il numero di ictus perché aumenta l'età media. Certo. Per cui la proiezione della Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie ad uno studio fatto dal King's College di Londra, la proiezione è che nel 2035 ci sarà un aumento del numero di ictus pazzesco, passeremo dagli attuali 600.000 circa ictus in Europa a 850.000, quindi c'è un aumento del 34%. Mamma mia. Ce lo dobbiamo aspettare e quindi ovviamente ci dobbiamo anche preparare a delle politiche sanitarie che siano in grado diciamo di reggere il peso di questa epidemia che sta per venire fuori. E quindi bisogna attrezzarsi non solo sulla fase acuta, ma anche su tutto il terreno della riabilitazione. L'azienda ospedaliera di Caserta, Sant'Anna e San Sebastiano, secondo me sta facendo già un lavoro molto importante. Innanzitutto ha un percorso per la riabilitazione che è molto efficiente e che quindi consente di dimettere i pazienti in tempi brevi e consente soprattutto di individuare un percorso fin dalle prime ore del ricovero. Questo è molto importante, per cui il paziente e i familiari sanno già che quel paziente con quell'ictus è destinato ad un percorso che in genere è, nel gergo, il codice 56, cioè la riabilitazione intensiva, la riabilitazione neuromotoria in una struttura dedicata, oppure anche l'assistenza domiciliare, il che significa che il fisioterapista può venire a casa. Questo è un percorso che è già molto, molto preciso, è già codificato nell'ospedale di Caserta e l'ospedale di Caserta fa la trombolisi, attenzione, quindi l'ospedale di Caserta già fa la trombolisi attivamente, la fa tra l'altro da anni,
Il reparto di neurologia ha dei neurologi dedicati che fanno la reperibilità notturna, quindi vengono chiamati se di notte c'è il paziente che può fare la trombolisi, che è quell'intervento che le dicevo, no? Sì, prima. Intervento di rivascolarizzazione del vaso occluso attraverso un farmaco che si inietta direttamente nella vena del paziente. E quindi anche da questo punto di vista l'ospedale è ben attrezzato. Ovviamente molto c'è ancora da fare, soprattutto appunto nella creazione di una stroke unit diciamo ben attrezzata, ma insomma stiamo e sto lavorando su questo e ci sta, speriamo di riuscirci. Ne parleremo tra pochissimo anche su cos'è questa stroke unit. E poi è importante anche per il paziente sentirsi seguito sin dalle prime fasi, anche nel fondamentale, post. Fondamentale, proprio anche sì. Psicologicamente, certo, per sentirsi certo. Al sicuro anche altro dopo che, con la riabilitazione. Altro che l'ictus è un momento di rottura molto, molto, molto brutto, molto importante, sì. Per cui è importante stare vicino al paziente e alle famiglie e anche prospettare nei casi di grave disabilità quale possa essere ovviamente il futuro, anche il recupero però. Molti pazienti recuperano. Questa è una cosa molto importante, infatti. Altro fattore di rischio del quale non abbiamo ancora parlato, il fumo. Abbiamo solo accennato, però mi piace poi parlarne in ogni trasmissione, poiché, ahimè, è un problema che affligge il nostro. Io non fumo, mai fumato, perciò ci tengo poi. Però il 90% dei miei amici e delle mie amiche fuma da quando era adolescente, quindi... Questa cosa male, mi dispiace male. Sempre tanto. Sì. Male, purtroppo l'80% dei pazienti che hanno un ictus fumano. Questo non c'è nessun dubbio. Il fumo è un fattore di rischio, rende rigide le arterie. E per cui io consiglio a tutti, io non fumo, non ho mai fumato, fortunatamente per me. E veramente dico, da questo punto di vista, chi può deve smettere. Assolutamente, lei crede in tutte queste cose, sigarette elettroniche, in questi surrogati come mezzo poi magari per smettere? Guardi, veramente questo non ho un'esperienza diretta e non ho neanche un'informazione sufficiente per certo. Dire sì o no, ecco, da questo punto di vista dico le cose che so. No, come no. Assolutamente, meglio comunque nel dubbio non fumare, non fumare. Infatti, assolutamente, abbiamo parlato quindi anche degli stili di vita, del trattamento anche dell'ictus in fase acuta, abbiamo accennato anche prima. Sì. Altra cosa molto importante. Sì, come le dicevo, il tempo è tutto, c'è una formula inglese che dice time is brain, vale a dire il tempo è cervello. Se uno arriva presto a trattare l'ictus con la rivascolarizzazione farmacologica o meccanica, il cervello recupera, perché c'è sempre una parte di cervello colpita e un'altra che sta per essere colpita, certo. L'ischemia si sta allargando, ma ancora non è una ischemia compiuta. Quindi in quel caso bisogna fare presto, proprio il tempo è la cosa principale, ed è la cosa su cui noi operatori sanitari come ospedale, certo. Come 118 possiamo fare tanto, come perché no? Ovviamente in quei casi l'organizzazione è fondamentale, proprio per questo, no? C'è tutta la discussione sulla rete ICTUS, che è una discussione campana, riguarda tutta la regione, quindi mettere in piedi le pedine giuste che riescono a trasportare il paziente nel più breve tempo possibile dal domicilio all'ospedale, quindi avere una rete efficiente che è basata sul 118 nell'ospedale, che da questo punto di vista è più efficiente. Esattamente, ecco. Questa è una cosa importantissima. Sì. Questa la Regione Campania si è dotata di un piano che è all'interno del piano per le reti tempo dipendenti, del quale fa parte anche la rete per l'infarto del miocardio. E in questo piano l'organizzazione prevede che ci sia una struttura più grande in grado di accogliere i pazienti e di trattarli nel miglior modo possibile e con la tecnologia migliore possibile. Questi centri vengono definiti hub, un po' come i grandi aeroporti, no? Che sono degli hub. E poi ci sono gli SPUC. Ora, l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano è stata individuata già da anni come hub per l'ictus ischemico e quindi è considerato un centro di riferimento provinciale e regionale, ovviamente,
mentre invece gli SPOC individuati nella provincia di Caserta ad oggi sono l'ospedale di Aversa e la clinica di Castel Volturno. Assolutamente, questa è una questa è la notizia. Sì, perché questo forse è un punto che è lievemente stato modificato nell'ultima stesura del piano regionale. Quindi i due SPOC per la provincia di Caserta sono questi, uno a Castel Volturno, l'altro ad Aversa. Esatto, e forse anche una cosa che i cittadini conoscono di meno, quindi sì, è comunque un'informazione e poi importante. I centri SPOC sono anche molto importanti, perché in realtà questo tipo di approccio terapeutico con la trombolisi endovenosa a regime, quindi qualora la rete funzionasse e funzionasse bene, a regime dovrebbe essere fatta proprio negli SPOC. Quindi gli SPOC, proprio per quella cosa che le dicevo, che è il risparmio del tempo. È un paziente che sta vicino ad Aversa, ci mette 2 minuti certo. ad arrivare ad Aversa, ci mette più tempo ad arrivare a Caserta. Per cui può essere trattato prima ad Aversa ed è giusto così. Assolutamente. Quanto sono importanti le innovazioni così come la tecnologia? Purtroppo dico, perché chiaramente la tecnologia porta via tante cose e soprattutto risorse economiche. Però certo. devo dire che la tecnologia ha modificato radicalmente i piani di trattamento in questo caso. Nel caso per esempio dell'ictus ischemico. Perché? Perché mentre prima era possibile trattare il paziente facendo una banale TAC in bianco, cosiddetta, no? Senza contrasto, quindi. Banale TAC, non c'era sanguinamento, quindi non c'era l'emorragia. Sapevamo che era un ictus ischemico, lo sapevamo clinicamente, facevamo la trombolisi. Oggi questo è veramente, diciamo, più difficile, perché gli studi internazionali hanno dimostrato che con una tecnologia più avanzata, sapere bene qual è la sede dell'ictus, sapere bene qual è la sede dell'occlusione, tutte queste cose cambiano la prognosi dei pazienti, ma per sapere queste cose bisogna avere apparecchi molto sofisticati, certo. che all'azienda, all'ospedale di Caserta ci sono. Ci sono, quindi l'azienda di Caserta, rassicuriamo, nel senso che l'ospedale di Caserta è un ospedale tecnologicamente molto avanzato, quale ci sono apparecchiature veramente incredibili e da questo punto di vista si può fare tutto. Insomma, io poi in questo caso mi riferisco appunto a una cosa molto tecnica che è fare l'angiotac, va bene, con delle sequenze cosiddette di perfusione. Insomma, è possibile farle, chiaramente noi ci stiamo attrezzando al meglio. Insomma. Ecco, un'altra domanda poi molto frequente, si parla di ictus ma si parla anche di TIA, quali sono le differenze? Dunque, la differenza è questa, il TIA è un acronimo derivato dall'inglese e sta per Transient Ischemic Attack, che vuol dire attacco ischemico transitorio, va bene, è la traduzione. Ora, la differenza è nella transitorietà, quindi un paziente con TIA può avere gli stessi sintomi di un paziente con ictus ischemico all'esordio, però sono sintomi transitori, quindi il tutto si risolve in genere entro un'ora, va bene? La vecchia definizione del TIA che si risolve entro 24 ore è stata poi sostanzialmente superata negli ultimi anni, perché si è capito bene, proprio perché si trattano tanti pazienti in acuto, che in realtà il TIA è un evento che dura poco, non dura in genere più di mezz'ora, non dura più di un'ora, e che quando il paziente arriva in pronto soccorso lamentando quei sintomi, in realtà li ha già avuti. Esatto. Ecco, li ha già avuti, e quindi è difficile che un paziente che arrivi in pronto soccorso con quei sintomi abbia un TIA. Se ce l'ha, ha un ictus. Quindi l'iter, diciamo, è lo stesso, bisogna sempre andare in pronto soccorso? Assolutamente. Quindi o in autopresentazione o col 118, il paziente deve essere portato in pronto soccorso, gli deve essere garantita quindi ovviamente una consulenza neurologica urgente e deve poter fare un attacco del cranio nel più breve tempo possibile, possibilmente con un angiotac. A quel punto deve essere trattato, se ci sono ovviamente le indicazioni, perché poi tanti pazienti magari arrivano anche in tempo ma non possono essere trattati perché per esempio stanno facendo una terapia anticoagulante, certo. quella è una controindicazione. Ci sono un po' di controindicazioni, ma rispetto al passato ce ne sono molte di meno. Cioè, oggi quindi è molto più facile diciamo rientrare nella platea degli aventi diritto al trattamento fibrinolitico.
Quindi anche se i sintomi si presentano in mezz'ora, abbiamo detto in massimo un'ora, però comunque andare ovviamente in ospedale. Bisogna comunque andare in pronto soccorso, sì, perché l'ictus è una malattia trattabile. Assolutamente. Lei è da poco a Caserta, quali sono i suoi progetti per i prossimi mesi? Ma io una bella domanda che sembra semplice ma non lo sì, è. Ho un sacco di progetti, innanzitutto devo dire che ho trovato un ambiente molto favorevole, lo dico senza, insomma, sono stato ben accolto. Mi sembra un ambiente molto vivace culturalmente, con una bella organizzazione, si vede che c'è appunto una direzione che funziona molto bene, molto orientata, diciamo, a strategie, alla soddisfazione dell'utenza, alla soddisfazione anche degli operatori, che non è poco. È vero. Che non è poco. E soprattutto alla tecnologia, ho visto questo, c'è un grosso sforzo tecnologico, questo è, secondo me fa la differenza. Il mio, diciamo, quello che vorrei fare, mi vorrei impegnare molto appunto nella creazione di un percorso appunto per i pazienti con ictus, che in questo momento, ripeto, rappresentano la fetta più importante dei ricoveri in neurologia, insomma. Ma questo non solo a Caserta, questo è in tutta Italia, è così. Oramai, diciamo, la neurologia ospedaliera è sostanzialmente una neurologia vascolare. La neurologia, diciamo, tradizionale, quella votata più alle malattie rare, alla, diciamo, alla individuazione di altre patologie che magari non fanno neanche parte dei LEA, no? Cioè di quelle malattie che stanno nei livelli essenziali di certo. assistenza, tutte queste cose qua sono un po' appannaggio ora dell'università. Per cui si è creato, insomma, un po' un divario che ovviamente poggia sulla realtà. Insomma, chiaro che in ospedale i neurologi vedono tutte malattie acute, che sono queste, all'università si vedono fondamentalmente le malattie croniche. Insomma. Assolutamente, assolutamente. Un'altra domanda, poiché siamo in chiusura, ma sì. mi sento di farla. Cosa direbbe a un ragazzo che si affaccia adesso all'università, che ha il sogno e la vocazione sì. di diventare medico? Ma dico quello che le dico quello che ho detto proprio l'altro giorno al figlio di un mio caro amico, ecco, il quale appunto si laurea, e io gli ho consigliato di fare il radiologo interventista. Cioè, che poi si voglia dedicare allo studio delle coronarie oppure alla neuroradiologia, eccetera, però quello è un campo, secondo me, in grande fermento e in grande crescita. E poi è una cosa molto bella, molto, molto vivace e faticosa, ovviamente. Anche lì è una cosa molto faticosa. Bisogna stare 24 ore su 24 a disposizione dei malati, insomma, ma come tutti. È verissimo, complimenti per il suo lavoro, un grande in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, grazie, grazie per avermi invitato, davvero. E la riaspettiamo, che abbiamo tanto di cui parlare, quindi... Con grande piacere. Ci sono tantissimi argomenti veramente molto interessanti. Grazie al professor grazie. Vincenzo Andreone. Grazie, grazie davvero. Buonasera, grazie. Grazie anche ai nostri telespettatori, vi ricordo le repliche nella giornata di domani, vi riaspetto la settimana prossima sempre qui con Focus Sanità. Grazie, buona serata. Buona serata.